Buongiorno e benvenuti a questo momento di intervista ai ragazzi. Questo è parte del progetto Voci di Donna Generazione Z promosso dal Circolo dei Lettori di Novara e in collaborazione con Wonderful Women Plus e con l'Associazione Muse. È un progetto frutto di un percorso fatto con 11 ragazzi che hanno insieme progettato un festival legato a Voci di Donna, festival che porta avanti da tanti anni il Circolo dei Lettori. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere Giulia Blasi che intervisterà i ragazzi. Quindi io lascio subito la parola a loro perché tutto quello che succederà sarà merito di Giulia e dei ragazzi. Delle ragazze, visto che oggi siamo fra signore. Allora, è bello vedervi. È anche bello che non ci sia nessuno che ci interrompe per dire non tutti gli uomini. Io spero che siete d'accordo su questa cosa qua, perché non so se vi è capitato mai di parlare di temi che vi riguardano e poi arriva uno a dire ma non siamo tutti così. Allora, io partirei proprio da questa cosa qua. Siamo fra signore, quindi ci possiamo dire tranquillamente. Che cos'è che ci manda i pazzi, al di là delle cose personali, al di là della questione del ti telefono, non ti telefono, eccetera, quando noi ci approcciamo ai ragazzi o agli uomini intorno a noi, che cos'è che sentiamo che non riusciamo proprio a capire, ci rendiamo conto che proprio non riescono a capire? Vabbè, parlo io. Vai, Viola, Io vai. ho interpretato questa domanda come se fossi a un appuntamento. E una cosa che a me dà fastidio personalmente, poi dimmi se magari ho capito male la domanda, è che magari per i ragazzi, non so, hanno questo preconcetto che si devono comportare in una determinata maniera per far sì che a noi ragazze piaccia questa persona, che devono comportarsi in un determinato modo, devono offrire la cena, devono fare queste cose, solo che anche noi possiamo fare esattamente le stesse cose. E se fatto come modo carino, cioè lo faccio non perché sono maschio, ma perché mi fa piacere, è un conto. Però molte volte viene fatto perché sono maschio, devo farlo. Tu sei femmina, devi fare queste, quindi non lo so. Quindi un'adesione molto rigida agli stereotipi di genere, al di là di quello che vorrebbero, dei modi in cui vorrebbero comportarsi loro, se potessero esprimersi come individui e non semplicemente facendo quello che gli è stato insegnato nei secoli dei secoli. Amen. Esatto. Giusto? Ti ho capita bene? Lo chiedo sempre a te, Viola, ti è mai capitato di confrontarti con dei ragazzi su questo tema? Cioè, ti è mai capitato di dire a uno, ma smettila di fare l'alfa, che tanto comunque si capisce che ti sforzi, non ti viene bene, e comunque non ti ho chiesto di fare così, non ti ho chiesto di fare l'uomo che non deve chiedere mai, per citare una pubblicità degli anni Ottanta. Una volta ero andata fuori a pranzo con un ragazzo e si era dimenticato il portafoglio. È di solito la nostra scusa per farcelo offrire, ma stavolta lui se l'era dimenticato davvero. E allora gli ho detto: tranquillo, te lo offro io, cioè non è un problema. E lui: no, no, non mangio perché non è accettabile che una ragazza faccia così, che però io non ci vedevo niente di male nel farlo. E secondo me è un qualcosa che gli ha detto qualcuno perché si vedeva che non è una cosa sua, un suo pensiero, cioè, però non lo so. Forse aveva proprio paura che tu lo giudicassi della serie, ecco, guarda questo, il tirchio che ha lasciato il portafoglio a casa apposta per farsi offrire il pranzo, ma in realtà, cioè, forse aveva paura del tuo giudizio. Secondo me aveva più paura del giudizio non mio, ma magari io che lo dicevo a un'amica, che lo dicevo a un'altra amica Certo. che faceva, e degli altri ragazzi o delle altre ragazze, non solo di me, quindi non lo so. Viola, dicono che ti devi avvicinare al microfono, non so perché, io ti sento molto bene, però forse fuori non ti sentono, che, boh, non lo so. Non lo so, queste robe tecniche che... Ok. La Sì. stessa discussione con il mio attuale ragazzo, ormai siamo assieme da 2 anni, quindi credo che mi abbia imparato a capire che non mi interessa che mi offra la cena o che mi apra la portiera della macchina. E credo proprio che sia una questione di voler piacere, voler per forza fare le cose in modo che sia un appuntamento, tra virgolette, perfetto. Certo, un po' di ansia, ecco, ansia da Certo, un prestazione, dovere, è proprio ansia un da dovere. performance.
è un dovere più che altro per loro farlo. Tra l'altro abbiamo Edoardo, eccolo qua, sei stato evocato. Ecco, l'unico maschio. Ciao Edoardo, sei cascato in mezzo a questa fantastica conversazione sulle cose che i ragazzi fanno con noi e che noi, diciamo, basta, smettetela, al di là della... al di là appunto delle cose relazionali, che poi, però alla fine siamo finiti sulle cose relazionali. Samantha, tu invece, cioè al di fuori delle cose relazionali, cioè al di fuori del fatto della cena, del non offrire e non offrire, che cosa c'è che crea dei problemi, se ti crea dei problemi nel tuo rapporto con i ragazzi? Se tu volessi dire, se Edoardo non fosse qui in questo momento e volessi dirgli questa cosa qua proprio a viso aperto. Sì, allora, a volte, non sempre... sono gli stereotipi che in alcuni ragazzi sono proprio, cioè da quel che ho notato io, per le persone che ho frequentato io, sono radicati e sono proprio questi stereotipi che a me personalmente appunto danno fastidio. E fai un esempio, quali sarebbero? Cioè, fammi un esempio pratico. Allora, allora, il fatto che le ragazze siano meno in gamba dei ragazzi. In generale, in tutti i campi? Sì. No, in generale, sì, in generale. E questa cosa tu la vedi tanto, cioè tu vedi tante persone intorno a te che pensano che le donne siano siano meno capaci? No, non tante, la verità no, però mi ricordo appunto di un episodio in cui avevo sentito questa cosa e questo episodio a distanza di anni me lo ricordo ancora e in un certo senso si è fissato appunto nella mia mente e se ci ripenso mi dà molto fastidio. Perché era una persona che aveva autorità su di te o una persona con cui avevi un rapporto che non... Cioè... No, era un mio amico. Quindi, cioè, diciamo che non me l'aspettavo e mi ha dato parecchio fastidio perché... Quanti anni aveva? Quanti anni avevate? 15. Quindi a 15 anni già maschilissimo. Beh, male, insomma. Esatto. Un po' male, sì, un po' male. Allora, io rovescio, a questo punto rovescio la domanda, perché... allora, fermo restando che socialmente... gli uomini hanno un impatto sulla vita delle donne molto superiore all'impatto che le donne hanno sulla vita degli uomini, semplicemente anche soltanto per questioni di potere decisionale, potere economico, eccetera. Però nella vita relazionale spesso i problemi sono a doppia strada. Cioè, chiaro, le donne hanno un problema di gestione della violenza, della prevaricazione maschile che gli uomini non hanno, però ci sono delle cose che le ragazze fanno e che alcuni ragazzi dicono vabbè, anche basta, ormai è il 2021. Edo, qui entri in gioco tu. Cioè, nelle tue relazioni, adesso sto dando per scontato che ti piacciono le ragazze, quindi mettiamola così. Sì, sì. Nelle tue relazioni con le ragazze e con le donne, c'è qualcosa in particolare che tu hai notato che ti infastidisce perché dà per scontato che tu debba essere in un certo modo e le donne in un altro modo? Vediamo. Ecco, sì. Dà fastidio magari il fatto che c'è questo stereotipo che... le donne siano più sensibili dei maschi. E questo secondo me non è assolutamente vero, anzi. E questa cosa qui... Spesso, proprio per questa, diciamo, ansia e prestazione che dite voi, questo aspetto della sensibilità maschile viene accentuato, quindi è facile riscontrare appunto soggetti più sensibili nei maschi, secondo me. Dici? Sì,
anche se da fuori o tra gli amici così non lo si fa notare. Amici, Forse, allora, amici in generale. qui io farei. È interessante questa cosa che dici, nel senso che bisogna capire se effettivamente questa cosa qua è vero o è una tua percezione, semplicemente perché tu la vedi all'interno. Cioè, tu hai probabilmente, Beh, è correggimi basato se sbaglio. sicuramente su di me, certo. Ma tu, correggimi se sbaglio, avrai sicuramente più amici maschi che femmine numericamente, Sì, corretto? Ecco, quindi assolutamente. tu, quello che tu, il tuo campione statistico è fatto a stragrande maggioranza di maschi. Quindi quelli intorno a te ti restituiscono una visione del mondo che non hai percentualmente sulle ragazze. Quindi tu non puoi sapere veramente com'è dall'altra parte. Perché è chiaro che le ragazze ti dicono il contrario, ti dicono gli uomini non sanno gestire le emozioni, noi invece Sicuro. sì. Quindi forse possiamo incontrarci a metà strada. Nel senso, le emozioni e i sentimenti sono gli stessi per maschi e femmine e in mezzo e oltre. Il problema è poi come e quanto le persone sono autorizzate a mostrarli questi sentimenti e queste emozioni. Non so se avete seguito in questi giorni il fatto che è nata Vittoria Lucia Ferragni, e in questi giorni c'era tutta internet piena di video di Fedez che piangeva con la bambina in braccio. E se ne è parlato molto. Perché non siamo abituati ad associare agli uomini questo modo di manifestare le emozioni così scoperto, così nudo, soprattutto rispetto alla paternità. No? Non so se l'avete notata questa cosa. Sì, ogni volta che Fedez piange, tutti gli danno Poi addosso. uno che piange spesso, tra l'altro, Sì, per cui piange spesso, non è perché una novità. evidentemente gli viene da piangere, cioè non è Sì, una che è normale, cosa di insomma. finto, secondo me. No, è Però uno che si commuove mostra. molto. Tra l'altro, mio è molto fratello in questo, anche io piango in momenti imbarazzanti, quindi comunque lo sento molto vicino. Allora, cioè, il tempo ci sta volando. Allora, questo è un punto di partenza interessante perché ha a che vedere ovviamente col rapporto con persone di una cultura in qualche modo diversa dalla vostra, nel senso. Siamo socializzati in maniera diversa, maschi e femmine, ci insegnano cose abbastanza diverse. Ma quando voi vi guardate intorno e guardate le generazioni precedenti la vostra, quindi già i millennial, che già sono comunque più vecchi di voi, sono i vostri fratelli maggiori, la generazione X, la generazione boomer, che sensazione avete rispetto alle generazioni precedenti? Se ci sono delle cose che vorreste cambiare nel vostro rapporto con loro, e quali sono? Viola, ricominciamo il giro, parto da te. Ok. Allora, come rapporti con altre generazioni, io devo dire che mi trovo abbastanza bene perché ho sempre avuto amici più grandi, quindi dei millennial, cioè no, un po' prima dei millennial in realtà. E quindi mi sono sempre trovata bene. Poi io parlo tantissimo con i miei genitori, quindi anche con gli adulti, amici di famiglia, a volte mi trovo anche meglio. Però penso sia normale che ci sia tanto pregiudizio da parte dei grandi verso i piccoli, ma penso ci sia sempre stato. Ma soprattutto in questo periodo, che adesso è il momento del moderno, del nuovo, della tecnologia, magari dicono che abbiamo meno qualità di loro, di quando erano giovani, che ci perdiamo molte cose. E questo, secondo me, è un qualcosa che loro non riusciranno mai a capire come stiamo vivendo adesso noi la nostra vita con tutta questa tecnologia rispetto a loro senza, ed è una differenza enorme. C'è qualcosa che vorresti dire se potessi, tipo urbi et orbi alla mia generazione e a quelle precedenti? Ok, qua mi prendi davvero alla sprovvista. Vabbè, Non. pensaci, ok? Pensaci un attimo. Ok. Andiamo avanti, facciamo il giro e poi tu ci pensi un momento e poi torniamo da te. Giorgia. Riguardo alla domanda di prima, non avrei tanto da dire, però due punti fondamentali. Il primo che riguarda, come ha detto Viola, il rapporto con i genitori. Io con mio padre soprattutto, lui è sempre stato tipo Fedex. Lui mi ha amato, sono figlia unica, ha sempre voluto avere delle bambine, quindi mi tratta davvero molto bene. Mentre quando ero piccola era molto protettivo nei miei confronti e questo ci ha portato ad allontanarci parecchio, adesso ha capito che deve lasciarmi il mio spazio. E riesce comunque a comunicare con me,
su temi generali, per esempio parliamo dello spazio, parliamo di filosofia, parliamo anche delle tematiche femministe o comunque di tutte le tematiche che possiamo trattare con l'alternanza. E quindi credo che in parte sia stata io ad insegnargli qualcosa. Sia stato lui però lui bravo e comunque consapevole nell'accettare, nell'ascoltarmi e nell'imparare. Perché comunque uno può raccontarti qualcosa, ma sei anche tu a voler accettare e capire quello che l'altro ti sta dicendo. Certo, quindi papà fantastici e dove trovarli. Esatto. Dall'altra parte, invece, riferendomi magari ad un'età intermedia, quindi diciamo verso i 30-40 anni, anche qui ho dei parenti, soprattutto a cui sono molto legata, essendo figlia unica, mia cugina per me è come fosse mia sorella, e vedo che anche in lei e nelle sue coetanee c'è questa idea della donna trentenne che deve essere per forza di cose sposata, deve avere dei figli, che non può vivere da sola, che deve trovarsi un compagno e che subisce le pressioni anche dei genitori che vogliono che abbia un compagno. Cosa che invece io davvero, se mi immagino il mio futuro, la prima cosa che penso è io con il mio lavoro, con la mia casa e con la mia indipendenza e poi magari più avanti, se ci sarà l'opportunità, di avere un compagno, ma credo che una relazione di questo tipo si possa instaurare solo nel momento in cui tutte e due le persone sono indipendenti fra di loro. Perché se c'è dipendenza non c'è vero amore, non c'è rapporto, confronto e anche modo di poter migliorare, di potersi accrescere personalmente. Questo è molto molto sano e probabilmente ti varrebbe la scomunica da parte dei conservatori ultracattolici che stanno cercando di prendersi tutto. Samantha, stessa domanda. Allora, a me non piace, tornando al discorso di Viola, il pregiudizio che a volte le generazioni precedenti hanno sulla nostra generazione. Perché, per esempio, a volte, confrontandomi con i miei genitori, noto che in un certo senso, per quanto io possa poi, non riescono e non vogliono assolutamente accettare i miei consigli o cioè, ma di qualunque genere, cioè che sia un libro da leggere o... E questa cosa a me dà fastidio, nel senso che loro mi hanno insegnato molto, però il fatto che io sia più piccola di loro, abbia meno esperienze rispetto a loro, comunque sia cioè di un'altra generazione che stereotipano molto, e vorrei che questo cambiasse, appunto, perché anche noi siamo in grado di insegnare a loro come loro insegnano a noi e hanno insegnato a noi. Certo, si arriva a un punto in cui sei abbastanza grande da avere un'esperienza che puoi trasmettere ai tuoi genitori, è una cosa... Io penso tanto alla vita di rete e a come spesso i più grandi sono proprio quelli peggio preparati a gestire i rapporti negli spazi digitali, quindi creano queste specie di lande desolate, popolate solo da troll. Ok, allora io vado da Edoardo con la stessa domanda, però voglio ricominciare il giro per sentire da tutte voi. Qual sarebbe il vostro messaggio? Cioè, mettiamola così, immaginatevi rappresentanti della vostra generazione, dovete incontrare i grandi della terra, fare una roba tipo alla Greta Thunberg, no? Dovete andare lì e dare un messaggio urbi et orbi. Quale sarebbe il vostro messaggio e quale sarebbe la vostra priorità? Una cosa che pensate sia profondamente inascoltata da parte degli adulti. Edoardo, intanto anche a te, qual è la cosa, il problema più grosso che hai con le generazioni precedenti la tua, e se c'è, e che vorresti affrontare? Io dalla generazione precedente sinceramente ho imparato cioè nel senso, bisogna molto comunque alla generazione dei nostri genitori, anche perché se pensiamo di saper ragionare
con la nostra testa e anche grazie a loro che ci hanno dato i mezzi per farlo e ci hanno insegnato anche un po' come fare. Quindi io e i miei genitori posso solamente criticarli perché molto, molto spesso, come hanno detto anche le altre, rimangono chiusi in quelli che sono i loro schemi, andando avanti con l'età, ciò che c'era prima è sempre meglio di quello che c'è adesso. Sempre mio papà, qualsiasi cosa, veramente incredibile. Guardandolo dal mio punto di vista, certe cose effettivamente sono così, si va indietro. Però per tante Aspetta, fammi un esempio. Secondo te in quale cose si sta andando indietro, secondo te? Ma si va indietro, ad esempio, nel minor senso di responsabilità che si ha. Faccio un esempio. Adesso le generazioni nuove, si vede sempre più spesso, tendono magari a non fare una famiglia oppure a non essere dediti al lavoro, che per certi motivi sono libertà che ognuno ha, no? La libertà che noi abbiamo è anche quella, dico, io non voglio avere una famiglia, voglio farmi le vacanze per tutta la vita, che per me è così, ad esempio. Però alla fine per la società in generale non va proprio così bene, per la società intendo. Poi individualmente ognuno fa quello che vuole, la libertà è, cioè, nel senso... Però pensiamoci un attimo, pensiamoci un secondo. Siamo un pianeta di, quanti siamo? 6 miliardi, 7 miliardi, di cui credo... 7 miliardi, mi sembra. 7 miliardi, di cui 6 miliardi e mezzo, se potessero non lavorare, lo farebbero volentieri. O se potessero lavorare molto meno. Allora forse il sistema non funziona. Cioè, forse il fatto che comunque questo dovere del lavoro a tutti i costi, perché altrimenti il sistema crolla, perché altrimenti non c'è abbastanza considerazione della, cioè non produce abbastanza valore da fare in modo che tutto quanto venga tenuto in piedi, forse c'è un problema, forse dobbiamo rivedere un po' tutto. Sì, questo sicuro. Allora, sì, se dovessimo allora rivedere tutto, però dovremmo anche accettare tutto quello che abbiamo, tra virgolette, ottenuto con questo sistema, cioè nel senso proprio ripartire da zero, e quindi per certi versi tante persone magari non sono disposte, però per esempio anche per quanto riguarda l'inquinamento e il mantenimento del pianeta, sarebbe assolutamente giusto ripartire da zero, no? Senza un sistema preciso di lavoro e questo obiettivo che sia in continuazione di doversi evolvere. Immaginatevi se non tolgono mai più il cargo che sta bloccando il canale di Suez e quindi non ci arriva più la benzina. No? Che facciamo? Non ci arriva più la benzina. Per arrivare alla benzina deve fare il giro dell'Africa. Quindi ci mette 2 settimane in più. Immaginatevi questa cosa qua. Quanto più velocemente passeremo alle rinnovabili se sapessimo che la benzina poi costerebbe il doppio perché deve fare il giro Certo. Però in generale, insomma, tutto, come dire, le libertà che ci siamo conquistati hanno comunque avuto un prezzo, e se fossimo rimasti come gli indigeni, per dire, no? Senza un'evoluzione, senza chissà che libertà, però il pianeta, il tutto, l'insieme sarebbe, pensando al pianeta Terra ad esempio, sarebbe durato di più, invece
Sai che non ne ho la certezza, nel senso... Allora adesso una ti faccio... Una cosa molto interessante. Vai, Giorgia. Tra le libertà che abbiamo ottenuto con la Costituzione c'è il diritto al lavoro, che è un diritto, non è un dovere, perché è il modo, deriva da una concezione di Marx, presumibilmente, secondo cui il lavoro è il modo in cui l'uomo può autorealizzarsi nella società. E io penso alle persone che magari non possono lavorare non perché non vogliono, ma perché proprio non possono, magari hanno dei problemi di disabilità, oppure non vengono accettati per un ruolo, una mansione così elevata. E mi chiedo se davvero allora si meritano tutto ciò quando ci sono persone che possono lavorare e si rifiutano di farlo. I miei genitori mi hanno sempre insegnato che il... No, anche ovviamente decidere di non lavorare, certo, è una propria libertà, questo è ovvio. Però i miei genitori mi hanno sempre insegnato che se vuoi qualcosa comunque devi cercare di ottenerlo, devi comunque cercare di trovare il modo per poterlo fare, anche adattandoti inizialmente. Quindi anche se magari non è ciò che vuoi nel momento esatto, potrà poi diventarlo, potrà poi evolvere. Quindi insomma non vi trovo tanto anticapitalisti alla fine, cioè vi trovo abbastanza ancora dentro il sistema, ancora dentro il produci consuma crepa, non tantissimo, però sì, assolutamente sì, non sono nell'eliminazione del capitale, no. E non ti trovo anticapitalista, sarò molto sincera, però sono convinta che si possano fare dei grandi progressi nelle scelte. Quindi che certo, le scelte che tu fai possono poi determinare anche con questo sistema un miglioramento. Ovviamente è un'idea molto utopistica, certo, però spero che in futuro ci si possa arrivare. Quindi, questo è il tuo messaggio alla nazione, ai grandi della terra? È questo? Facciamo valere così o ce n'era un altro, Giorgia? No, in realtà ce n'era anche un altro. E allora vai. Una domanda provocatoria. Vai. Sempre riguardando, dato che prima stavamo parlando degli stereotipi, proprio... La domanda che voglio chiedermi e voglio fare a tutto il mondo, a tutte le comunità è: perché sono nati? Perché devono esistere? Su quale base si fondano? Qual è la verità che possa confermarne la validità? Che possano essere, perché devono essere considerati oggettivi? Non lo sono perché non hanno delle basi oggettive su cui si fondano. Che cosa? Quindi, manca il soggetto, aspetta. Gli stereotipi. Ah, certo. Tutti, qualsiasi tipo di stereotipo, qualsiasi tipo di pregiudizio. Su quale base oggettiva possono essere considerati validi per tutti? La gente ti tira fuori la natura quando tu fai questa domanda, camuffando la cultura per natura. Sappiamo benissimo che comunque tutto quello che non è contrario alle leggi della fisica è naturale, per cui il fatto che noi stiamo davanti a questo schermo non è contrario alle leggi della fisica, quindi è naturale, anche se non è preistorico, quindi non siamo in mezzo, non ci facciamo i segnali di fumo da un villaggio all'altro per comunicarci le novità. Stiamo davanti a uno schermo col protocollo TCP/IP che fa andare queste informazioni da noi a voi, da me a voi e via dicendo. Però la gente ti tirerà fuori la natura, cioè ti dirà: ma gli uomini sono così per natura, le donne sono così per natura. Scambiando la natura con la cultura. Esatto. La cosa preoccupante è che anche tante persone della mia età possono fare lo stesso ragionamento. Certo, perché la cultura in cui sono la cultura in cui siamo immersi non ci porta a farci delle domande, ma ci preconfeziona le risposte. Una cosa al volo, Edo, sulla questione della preistoria, del fatto comunque quando stavamo a livello precivile. Vai. La cultura, la nostra cultura, si basa necessariamente anche sulla natura, anzi, soprattutto sulla natura. Noi, essendo natura, e quello che vediamo ci circonda, quello che viviamo è natura, quindi per forza la cultura si basa sulla natura. Cioè, ad esempio, ci sono culture diverse nel mondo perché vivono in posti diversi. Non so. Sì, ma non è natura... Esempi. Posso farti una domanda? Quindi, secondo te, una persona omosessuale, per esempio, nasce così per natura oppure lo diventa? Cioè, è una cosa naturale oppure no? È da considerare come naturale oppure no? Una domanda a me o una domanda a Edo? Naturale. No, non lo so. Pensavo a me. Ok. Sì, okay, vai, Edo, scusa.
Quindi naturale, l'accendiamo. L'accendiamo, no? L'accendiamo. Okay, no, dico la naturale, l'accendiamo, perché abbiamo problemi di connessione, ogni tanto spariscono le vostre risposte, quindi sono questi momenti imbarazzanti in cui ci dobbiamo risintonizzare gli uni sugli altri. Quindi, naturale. Accendiamo naturale? Accendiamo naturale. Abbiamo pochissimo tempo, voglio tornare a da Giorgia, no, Viola, sei stata la prima. Sì. Allora, ho pensato un attimo, e la mia non è una domanda, ma è una richiesta. Perché, ok, vai. Allora, noi abbiamo una voce, magari adesso non è abbastanza forte per poter esprimere le nostre idee, le nostre magari proteste, ma vorrei che le generazioni che, quelle più grandi, che ovviamente hanno... sono stati più sulla terra, sono non più grandi, hanno più esperienza di noi, ci insegnassero ad usare la nostra voce, non che ci mettono dei concetti già esistenti nella nostra testa e ci dicano di ripeterli così, ma che ci insegnino a usare la nostra voce per, non so, portare avanti una nostra idea, per dire cosa è giusto per noi e combattere per questi nostri ideali. Questa è la mia richiesta alle generazioni passate. Cioè, generazioni... È una richiesta ragionevolissima, assolutamente ragionevolissima. Non sottovalutate gli strumenti che avete, che sapete usare solo voi e che i vecchi non sanno assolutamente usare. Una diretta su Twitch può spostare molte più cose di un telegiornale se usata bene. Samantha, messaggio alla nazione. Vorrei appunto anch'io che riuscissimo tutti ad imparare gradualmente, perché tutto subito non penso riusciremo a farlo, però nel senso vorrei che riuscissimo tutti ad imparare a convivere con gli altri e con i loro ideali, con le loro opinioni, con le loro scelte e non cercare di soffocarli. Perché appunto siamo tutti diversi, ognuno ha la propria, ha le proprie idee, sì, e non c'è nulla di sbagliato, penso. Non c'è nulla di sbagliato e niente, vorrei questo. Rispetto reciproco. Esatto. Rispetto reciproco nel rispetto reciproco, per cui se l'idea di qualcuno in realtà è che tu devi fare soltanto quello che voglio io, non è più un'idea sostenibile. Qua entra il paradosso di Popper, per cui il fascismo non può essere tollerato perché una volta che tu tolleri il fascismo non tollera te. No? Ah, sì. Ci hai pensato, ci devi ragionare, la devi macinare questa. Sì. La devi un po' macinare questa. È complicato, perché il diritto alla parola è regolato dalla possibilità che la parola a cui hai diritto lasci agli altri lo stesso diritto. Per cui ognuno può credere, può scegliere per sé quello che ritiene giusto, quello che non può fare è imporre agli altri un'idea di giustizia. E una società generalmente si fonda su valori condivisi, per cui noi abbiamo una Costituzione antifascista, perché noi, il nostro paese come Repubblica nasce dopo il fascismo e quindi comunque nasce dopo un periodo in cui è morta un sacco di gente e altrettanto è stata torturata, incarcerata, esiliata, comunque il dissenso è stato represso, le donne sono state penalizzate sul mondo del lavoro, non avevano il diritto di voto, insomma non era un periodo in cui erano tutti liberi e felici, anzi era solo un mondo di cui alcune persone sono particolarmente nostalgiche solo perché non l'hanno vissuto. E quella cosa lì per noi, cioè come paese, per noi è molto importante continuare a mantenere quel limite alla convivenza civile, cioè il limite per cui tu non puoi ricostituire un partito che nelle sue intenzioni impedisce
agli altri di costituire dei partiti, impedisce la dialettica pubblica, impedisce la libertà delle persone. Non so se mi sono spiegata. Cercati il paradosso di Popper, Karl Popper era un filosofo, e io credo che quella cosa lì sia ancora valida. Non so se abbiamo finito il giro, se Edo, avevi dato il tuo messaggio alla nazione? No, allora tocca a te, sei l'ultimo. Ok, cosa volevo dire? Volevo far ragionare sul fatto che molto spesso, anzi quasi sempre, si combatte una battaglia solamente se questa ti è interessato da vicino, o certo. Meglio. Ma sempre, ma si vede anche persone famose che hanno avuto, sono state per dire, faccio un esempio, vittime di bullismo da piccole, andranno a investire soldi in quello, no? Ad aiutare quelle persone che hanno avuto gli stessi problemi. E quindi è una cosa che ti tocca da vicino e a cui non puoi fare a meno di non fare qualcosa, appunto. Vorrei che, ecco, si ascoltasse generazioni vecchie, nuove, si ascoltassero tutte le problematiche e vederle in modo personale, anche se così non è stato, provare a medesimarsi in tutte le circostanze circostanze brutte che ci sono nel mondo e poi andare a lavorare tutti insieme, perché non si può, diciamo, tra virgolette, fare troppe battaglie insieme, ok? Bisogna focalizzarsi su una in particolare, una che riguarda più persone possibili. Se il tuo la tua persona vuole il bene dell'umanità in generale, o al contrario, se vuole solamente di quelle che ti hanno assomigliato da piccolo, certo. Vabbè, quello è un altro discorso, ok? Però non si passi per quegli altri. Ecco. Quindi bisognerebbe esercitare un po' di empatia, mi sembra di capire, questo è il tuo più messaggio. Empatia, sì. Più empatia, più capacità, sì, di mettersi nei panni degli altri per combattere delle battaglie di solidarietà. Ti ho, sì, riassunto bene? È riassunto molto bene. Perfetto, allora io vi ringrazio tantissimo, devo passare la palla a quelli che vengono dopo di voi, però è stato molto bello e avrei potuto veramente farlo tutto il giorno, ma abbiamo poco tempo. Allora io vi ringrazio, grazie Viola, grazie Samantha, grazie Giorgia, grazie Edo, e ci aggiorniamo. Io adesso aspetto che entri il gruppo successivo, resto qua come un controllore alla stazione. Eccoci! Ciao ragazze! Anche stavolta in questo gruppo c'è un ragazzo che non c'è, Alessandro. Quindi siamo come al solito, si parte che siamo fra signore, io con la mia tazza di tè, tra l'altro, che mi pregio di mostrarvi perché è una tazza molto bella. Allora, io con voi vorrei partire da tutto un altro punto. Con l'altro gruppo siamo partiti da un punto relazionale. Con voi vorrei partire da una cosa un po' più complessa, un po' più difficile. Qual è il vostro rapporto con la politica? Vorrei sapere qual è il vostro rapporto con la politica, se la seguite, se non la seguite, se vi interessa, e se no, perché? Quindi partiamo da Matilde, che è la prima in alto. Allora, io vorrei fare il politico, cioè vorrei entrare nel campo della politica. Ok. Non la seguo tantissimo, cioè nel senso, la seguo al telegiornale, però... Non la seguo tantissimo, però vorrei provare a fare il politico, cioè sempre per le solite cose, per cambiare le cose, perché sto notando che in Italia non sta andando bene, cioè nel senso, ci sono pochi politici bravi, e quindi nel senso, vorrei come tutti provare a cambiare le cose, però non so. Certo, da cosa cominceresti domani vinci le elezioni, qual è la tua priorità, qual è la prima cosa che fai? Allora,
Di sicuro cercherei di sistemare la questione, secondo me, delle tasse, perché magari qualcuno, non so, una questione dei soldi, perché in Italia c'è la crisi economica, quindi non so, cercherei di partire proprio dalla crisi economica. Ok, quindi partiresti sicuramente dal fatto, e così, se dovessi proprio decidere su due piedi, come affronteresti la questione? Tu sai che comunque la nostra economia è legata ovviamente alle altre economie, legata all'andamento delle banche, dei mercati, della speculazione finanziaria, eccetera. Cioè, non è una cosa semplicissima, però diciamo la prima cosa che faresti per provare a risollevare il paese dalla crisi economica, cosa faresti? Se potessi proprio scegliere la tua priorità. Dai, ti ci lascio pensare se vuoi. Intanto vado da Giulia e le chiedo qual è il suo rapporto con la politica. Il mio rapporto con la politica non è uno dei migliori, non ne sono particolarmente interessata, a parte per uno perché non ci capisco niente. Mm-hmm. Ho avuto molti approcci anche a scuola, così. Certo. Seconda cosa, non è che mi interesso molto, però il telegiornale comunque seguo con la mia famiglia, ogni tanto ne parliamo e non mi piacciono particolarmente i personaggi che ci sono all'interno. Cos'è che non ti piace? Cos'è che ti respinge? È una bella domanda, perché non ci ho mai pensato veramente tanto. Però penso il fatto che per andare al potere farebbero veramente di tutto e di più. Qualunque cosa. Ho la sensazione che sia soltanto un gioco di potere che non ha a che vedere con il paese, con il mondo. Ci sono altre cose, cioè se tu potessi cambiare qualcosa di come viene gestita la politica in Italia, qual è la prima cosa che cambieresti? Cioè una cosa che per te farebbe la differenza rispetto a interessarti effettivamente di politica. Non saprei. Non lo sai, cioè non ci sarebbe presa, ne so, un tavolo dei giovani a cui partecipare o dei circoli locali pensati proprio per le generazioni più piccole, cioè... Non lo so, c'è qualcosa che ti potrebbe far venire voglia di occuparti di politica? Facendo qualcosa anche con le scuole, così per far capire qualcosa di più anche ai giovani. Certo, forse manca l'informazione, cioè non hai un approccio, non senti che ti parlino di politica in una maniera comprensibile? Sì, esatto. Va bene, andiamo da Sara. Stessa domanda. Il mio approccio con la politica, diciamo che sono un po' due cose diverse. Cioè, io diciamo che non mi interesso tanto e neanche io, diciamo, lo capisco. E lo guardo praticamente, seguo solamente il telegiornale qualche volta, giusto magari nei momenti di pranzo e di cena. Cioè, so veramente molto poco. Se so qualcosa, magari perché è un qualcosa che mi riguarda, magari in fatto di scuola o cose più o meno lì vicino. Non so, tante c'è qualcosa cose. C'è qualcosa che senti che viene trattato peggio degli altri, che magari ti interessa e che ti sta a cuore, che pensi che venga trattato peggio degli altri e quindi dici, vabbè, questi non ci capiscono niente? Per quel poco che so io, adesso direi la scuola. La scuola. Certo. Quali pensi siano stati gli errori principali nella gestione, al di là dell'emergenza epidemiologica, insomma, del fatto che comunque non ci stavano chiaramente capendo niente, quali sono stati gli errori più grossi che avete sentito voi nella vostra vita di studenti un po' i domiciliari, diciamocelo? Lei intende... Tralasciando la pandemia, tutto quanto. Allora, noi sappiamo che l'infezione c'è una pandemia in corso, quindi comunque questa cosa è ovviamente inevitabile. Ma secondo te, che hai vissuto questa situazione sulla tua pelle e che comunque in qualche modo c'è stato un momento in cui hai detto no, questa cosa non andrebbe fatta così perché io che ho esperienza di questa cosa da vicino penso che debba essere fatta in un altro modo? E se sì, qual è stata questa cosa?
Il fatto che ho sentito molte volte che tipo magari la scuola doveva essere prolungata o magari farlo di pomeriggio o giorni in più. E comunque io capisco la situazione, però sono veramente giorni più pesanti e credo che ci sia bisogno un po' di svago, almeno per gli adolescenti. Siete molto stanchi. Dopo un anno, insomma, siete un po' stanchi. No, questo è assolutamente comprensibile. Io ritorno da Matilde perché ti ho dato il tempo di pensarci e voglio sapere se nel frattempo sei riuscita a farti venire in mente quali sarebbero le priorità del governo Patrucco. E che governo, vabbè, devo stare. Io cercherei di rimettere l'Italia in pari con gli altri paesi europei. Mm-hmm. Non so bene ancora come. Vabbè, ok, ci sta. Non lo sanno neanche quelli che abbiamo eletto, per cui figuriamoci se lo devi sapere tu. Però l'Italia, secondo me, può e deve tornare al pari degli altri paesi, non essere sempre l'ultimo in fondo alla lista. Ci sono delle cose che copieresti pari pari da altri paesi, se potessi? Cioè, pensi, qualcosa che pensi, lo fanno meglio gli svedesi, lo fanno meglio i cecoslovacchi, non so. C'è qualcosa che dici lo fanno meglio gli altri? Penso all'istruzione, perché da quello che leggevo su internet la scuola italiana è una delle più stressanti, invece quella svedese non è molto stressante, infatti per esempio in quella italiana molti, c'è la fuga di cervelli, vanno via all'estero a studiare, quindi cercherei di cambiare proprio l'istruzione per tenere più italiani possibile in Italia. Questo è molto interessante perché in realtà io credo che come studenti voi sottovalutiate moltissimo la vostra capacità di organizzarvi e far diventare prioritari a livello nazionale delle cose, cioè dei problemi condivisi, perché pensate sempre che quello che succede nella vostra scuola sia tipo tutto il mondo, poi magari vi telefonate con la scuola vicino e dite ah, ma anche noi abbiamo questo problema, ci federiamo, cominciamo a fare una cosa. Secondo me vi sottovalutate un po'. Vi sottovalutate un pochino. L'idea di cominciare a fare un movimento nazionale che in qualche modo porti avanti delle istanze degli studenti, soprattutto in questo momento in cui gli ultimi che vengono sentiti siete voi, perché io non sento mai, mai, mai una voce sotto i 18 anni, mai. E, no, io sono partita da questa cosa della politica, perché voi alla fine non vi manca tantissimo per votare, quindi fra pochissimo sarete maggiorenni, tutte e tre, giusto? Sicuramente Giulia. Sì, sì. Giusto? Matilde, Sara, anche voi? Io tra un anno. Cioè, sono un anno, che è un attimo, guarda. È così, ed è andato. Sara, anche tu? Io fra pochi mesi, quindi. Pochi mesi, quindi avete pochissimi mesi per cominciare a capire dove volete mettere la crocetta. Vi siete già fatte un'idea, anche solo vaga? No. 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 E come pensate di regolarvi quando arriverà il momento? Nel senso, non è un problema che avete solo voi, ce l'hanno anche gli adulti, però gli adulti lo danno un po' più per scontato. Allora io adesso provo a fare questo un po' l'avvocato del diavolo. Come pensate di regolarvi quando arriverà il vostro turno di esercitare il diritto di voto? È una bella domanda. È una bella domanda, sì. Che difficile. È una domanda abbastanza difficile, perché in realtà, allora, io premesso che non ho un giudizio di merito nei confronti dello scollamento fra voi e la politica, perché lo capisco molto bene, penso sia pericoloso, ma credo anche che non sia un caso che si cerchi di allontanare le persone dalla politica, perché meno le persone ci capiscono, più è facile che votino a casaccio quando ci arrivano, no? Cioè, se tu non sai niente di politica, perché non ci capisci niente, non ti sei informato, non lo sai cosa è successo, il giorno che devi andare a votare, vai a votare e metti una crocetta a casaccio. Voti quello che ti sta simpatico, a sentimento. No, poi magari quello è un incompetente. No. Cioè, vi ho messo un po' di ansia? Vi ha messo un poco di ansia. Io rifarei la stessa domanda che ho fatto a Matilde sulle priorità del governo Patrucco a Giulia, per esempio. Quali sono le priorità del governo Macaluso? Cioè, tu domani sei presidente del consiglio e devi stabilire delle priorità. Quali sono le tue priorità? Vabbè, sicuramente
La scuola, perché ora ci sono dentro, quindi noto di più i problemi e non so, è un po' quello che ha detto Matilde, secondo me abbiamo bisogno di più italiani più competenti all'interno del nostro paese, questo sicuramente. Quindi proveresti a rendere la società italiana un po' più affrontabile, un po' più aperta alle persone che magari escono da un percorso accademico, che vogliono fare ricerca, eccetera. Non so se sto interpretando, se sto sovrainterpretando il tuo pensiero. No, 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 è giusto, è giusto. Sara, tu? Le priorità del governo Mazzusi? Diciamo che anche per me sarebbero le prime idee come Matilde e Giulia. Più o meno quelle sarebbero. Anche perché non so se ci sono, cioè non so veramente quali siano i più grandi problemi. Cioè proprio come risolverli anche. Non so no, come risolverli è un'altra cosa, però diciamo la priorità. Lo so, però cioè anche cosa mi dici, boom, questa cosa la voglio cambiare. Non lo so, non ti viene. Non mi viene in mente. Allora io andrò su un'altra cosa che è abbastanza importante per la vostra generazione, mi sembra, che è la questione ambientale. Con l'altro gruppo abbiamo parlato, a un certo punto è venuta fuori una riflessione interessante, non perfettamente accentrata secondo me, però interessante, cioè l'idea che comunque se noi vivessimo ancora allo stato pre-civile, in qualche modo il pianeta ne trarrebbe giovamento. Questo però non tiene conto di due fattori. Il primo è che uno dei motivi per cui il pianeta soffre per la presenza umana è che siamo tanti. E il secondo è che abbiamo aspettato tanto a implementare delle tecnologie che ci permettano di limitare l'impatto anche di cose naturali. Tipo, vi faccio un esempio che vi farà molto ridere e fa ridere me dagli anni 90, quindi comunque oso pensare voi. Uno dei principali fattori di inquinamento al mondo sono le puzze delle vacche. Non sto scherzando. Cioè, i bovini emettono delle flatulenze talmente inquinanti che in alcune parti del mondo questo ha distrutto l'atmosfera. Cioè, è proprio, sono super inquinanti e stanno cercando di trovare dei mangimi che riducano il gonfiore delle mucche. E questo è un problemone. Io l'ho scoperta questa cosa qua negli anni 90 quando stavo in Olanda, dove la vacca, insomma, è un animale abbastanza diffuso. Però nei paesi in via di sviluppo, che hanno tanta campagna, tanta coltivazione, questa cosa qua diventa molto impattante. E quindi io vi rigiro di nuovo la domanda. Quanto è importante per voi la questione ambientale, se ve ne siete mai occupate e se avete delle idee a riguardo, visto che comunque Fridays for Future è proprio la cosa più generazionale possibile, è proprio la cosa vostra. Mi sto facendo delle domande difficilissime rispetto a quelle che erano le domande del gruppo prima. Matilde, dai, sei la nostra ministra degli interni in questo momento, devi occupare tu. Mi sento un po' male. Allora, secondo me è importante la questione ambientale, però lo sappiamo tutti. Più che altro per noi giovani è ancora più importante perché noi dobbiamo vivere ancora, cioè non vuol dire che gli altri sono vecchi, però in proporzione noi abbiamo tanti anni. Non sta bene, insomma, quindi... Si dice, dobbiamo vivere tanto a lungo, quindi secondo me prima ce ne occupiamo meglio è, perché va a danno nostro, a scapito nostro. Quindi... Tu hai partecipato alle proteste di Fridays for Future, hai in qualche modo seguito la cosa? L'anno scorso sì. con i cartelloni sono andata a fare la protesta, alcuni io e i miei compagni di classe, perché è una cosa importante, secondo me è importante, perché o lo fai adesso o non lo fai più, perché già adesso è una situazione grave. Se si va avanti col tempo si aggrava ancora di più. Quindi meglio agire prima, e siamo già anche in ritardo ad agire. Giulia, quanto hai seguito la cosa? Ci sono delle cose che ti sono interessate di più, di meno, o semplicemente una cosa che ti interessa in maniera astratta, ma non ci hai mai messo la testa?
No, beh, ho partecipato alla manifestazione l'anno scorso con tutta la mia classe e noi, cioè, ovviamente eravamo un po' piccoli, ci capivamo di meno, però pensandoci anche quest'estate quando abbiamo scoperto, cioè dopo il lockdown dell'anno scorso, comunque la situazione ambientale era già migliorata, tutte queste cose qua, quindi quando ho scoperto queste cose qui ci ho pensato molto, perché magari l'anno scorso alla manifestazione non ci facevo troppo caso. Invece poi dopo sì. E secondo c'è qualcosa che ti ha colpito magari anche a livello locale rispetto alla questione ambientale e su cui hai pensato bisognerebbe fare qualcosa, ma nessuno fa niente perché non è sentita? Anche proprio dove vivi, nel posto dove vivi, eccetera. Io dico solo che nella mia strada, durante il lockdown, ho visto passare due cerbiatti. E questa cosa non è mai successa. Dici, se non c'è l'uomo, ci sono le bestie. La natura vive, sì. No, qua a Roma abbiamo i cinghiali. Anche in questo periodo in cui la gente comunque esce, fa cose, perché la zona rossa qua a Roma è sempre presa in maniera un po' filosofica. Su Via Trionfale sono stati visti dei cinghiali che se ne andavano a spasso, così. Proprio in mezzo alla gente, tranquilli. Questo è più o meno la natura che si riprende i suoi spazi a Roma, è presa proprio alla lettera. Sara? Allora, stessa domanda. Anche io ho partecipato alla manifestazione l'anno scorso e mi sono resa conto di una cosa anche. L'anno scorso era, diciamo, scoppiato il boom di questa cosa del riscaldamento globale, dell'inquinazione e tutto quanto. Adesso invece se ne sente un po' meno e non vorrei che, tipo, si dia meno peso a questa cosa. Perché io mi rendo conto che, cioè, non sento più niente parlare di queste cose. Cosa pensi bisognerebbe fare per riportare l'attenzione su questi temi? Allora, sicuramente, cioè a me verrebbe in mente un esempio che può essere magari un po' non scontato, però non viene in mente tanto, però comunque è una cosa che può far tanto, secondo me. È tipo magari il fatto delle sigarette, del fumo e tutto quanto, perché comunque è pieno di emozioni. Con in giro e tutto, cioè, certo. Io passo ovunque e trovo almeno 10 mozziconi in 3 metri e solo quello fa tanto, secondo me. Certo. Magari cercare di evitare di venderli, magari io direi che tipo smettere di venderli, anche se magari l'economia potrebbe. Infatti è problematico perché in realtà mettere fuori legge le sigarette significa comunque, a parte assolutamente fare sì che parte il contrabbando, perché questo è successo. Immagino anche per quello. Quando proibisci una cosa, la gente se la procura di straforo. E in questo momento, tra l'altro, tabacco e alcol sono monopoli di Stato e quindi comunque ci si pagano sopra le tasse. Quindi quelle tasse lì poi servono al nostro bilancio nazionale. Per cui forse forse quella che evidenzi tu è più un problema di educazione collettiva al rispetto dello spazio comune. In giro, per esempio, esistono certi cestini che hanno i mozziconi. Certo. Ma la maggior parte io li vedo che sono senza, ma adesso i mozziconi, adesso, per esempio, ma anche solo dove nel mio quartiere è pieno di cestini, però se vado in altri quartieri vedo molti meno cestini e lì credo che una persona solitamente va a pensare, ora che trovo un cestino, lo devo tenere in mano tutto il tempo e faccio prima a buttarlo per terra. Quindi sì, magari anche mettere più cestini in giro. La gente non si pone proprio il problema. Il problema del mozzicone è che non è biodegradabile, ci mette tipo 100 anni per degradarsi, per cui insomma è altamente impattante dal punto di vista dell'ambiente. Allora, non abbiamo tantissimo tempo che ci rimane, però io vorrei rifare un giro per chiedere a voi
Intanto che rapporto avete con le generazioni precedenti la vostra, ma soprattutto quale sarebbe il vostro, se, anche qua, avete la possibilità di lanciare un messaggio urbi et orbi alle generazioni precedenti la vostra, qual è il vostro messaggio, su cosa vorreste essere ascoltate in ogni modo, qual è la cosa che proprio vi preme di più e pensate che sia particolarmente importante per la vostra generazione? Matilde, ripartiamo da te, ma facciamo il giro sempre così. È interessante. Alle generazioni precedenti o future? Sì. Ok. Future no. Beh, andiamo indietro, andiamo ai vecchi. Perché i giovani poi saranno loro a parlare con voi. Però andiamo ai vecchi. Prima di tutto, gli direi di tenere il pianeta meglio, perché si dice, si sente sempre dire abbiamo lasciato il pianeta alla nuova generazione molto sporco, inquinato, quindi di sicuro direi di tenere il pianeta in modo migliore. E di non rifare gli errori del passato, perché cioè, soprattutto nella generazione precedente si continuano a rifare gli stessi errori nella storia. La storia si continua a ripetere, quindi secondo me di non rifare gli stessi errori sempre comunque, perché comunque anche le generazioni precedenti l'hanno fatto, quindi gli direi di non farlo allora, perché l'hanno fatto, però non so. Ok, tu sapresti anche, cioè, sapresti fare un esempio, cioè c'è qualcosa che dici questa cosa è già successa, non ho capito perché sta succedendo di nuovo, visto che sappiamo benissimo che va a finire, cioè c'è una cosa in particolare che tu dici, ok, forse no, che è già successa. La discriminazione, cioè nel senso, è un fenomeno, non so come chiamarlo, c'è da millenni e soprattutto nel secolo scorso gli ebrei, quindi secondo me la storia si ripete, c'è sempre la discriminazione sugli ebrei, sulle minoranze, quindi certo, non riparlo, cioè la storia insegnerà qualcosa, studiamo per un motivo. Purtroppo non la studiamo abbastanza bene, temo. Comunque la studiamo sempre. Il problema di come studiamo la storia è che la studiamo da un punto di vista solo, che è un punto molto maschile, molto militare, molto di conquiste, che lascia per strada tantissimo la sofferenza di chi non prende le decisioni. Quindi non è mai la storia delle donne, non è mai la storia dei poveri, è sempre la storia di tanti generali e tanti re. Quindi, viste da lontano, le battaglie sembrano sempre tutte finalizzate a un risultato, ma chi ci va di mezzo non ha mai una voce. Comunque è una buona richiesta questa di studiare la storia perché non si ripeta. Giulia, quale sarebbe il tuo messaggio? Se potessi mandare un messaggio alla generazione prima della tua e le persone che hanno il potere in questo momento. Beh, mi ricollegherei molto al discorso che ha fatto Matilde, quindi di aprire anche un po' la mente. Perché io mi accorgo molto con mia nonna, magari mia mamma, mia mamma magari no, però mia nonna ha molto la mente chiusa, cioè tu sei omosessuale e no, non devo parlare con te, invece no. Cioè, se non ci fosse, se le persone non avessero avuto magari la mente così chiusa, anche adesso non ci sarebbero stati problemi. Cioè, tipo l'altro giorno ho visto un video su Instagram dove un uomo attraversa le rotaie per picchiare un uomo che stava baciando il suo fidanzato. Mi fa capire anche un po'... Che poi queste cose mettono molto a dura prova il nostro pacifismo e la nostra non violenza, perché io vi giuro che la cosa che ho pensato è stata non passa mai un treno quando deve. Anche io ho pensato. Vero? E poi dici, ma che brutto pensiero, porca miseria, dai! Però te lo fa pensare, perché ti fa venire una tale rabbia, un tale desiderio di vendetta, che avresti preferito che fosse falciato dal treno, piuttosto che andare a picchiare dei ragazzi. Poi capisci che comunque la giustizia non funziona così e che è importante che questa persona in qualche modo sia ricondotta alle sue responsabilità e preferibilmente in qualche modo rieducata. Tra l'altro non so se lo sapete, ma c'è all'esame del Parlamento da non so quanti mesi, forse anche più di un anno, una legge contro l'omofobia, secondo la quale le persone che compiono, che
che in qualche modo sono omofobe, comunque compiono reati, crimini d'odio, di stampo omofobo, misogino, eccetera, piuttosto che essere sbattuti in galera e buttiamo via la chiave, lì spingiamo a fare recupero in comunità, a lavorare con le associazioni LGBTQ, eccetera. Quindi in qualche modo li avvicini alle persone che hanno voluto ferire. Questa è una cosa molto più utile, perché alla fine è una, agisce in senso culturale, non è punitiva. Tu spieghi a queste persone dove hanno sbagliato. Sara, sei l'ultima e anche tu puoi dare un messaggio alla nazione, ma specificamente ai vecchi. Quindi se ti stai guardando indietro, hai davanti questa platea di teste pelate, signore con le perle. Allora. Ci dovrei essere anche io, ma sono in felpa, quindi per quello non mi fanno entrare. Allora, la nostra generazione credo sia considerata come la generazione che è nata con la tecnologia. E quindi il messaggio che io manderei è sul fatto appunto della tecnologia e tipo magari il cellulare per loro è una cosa inutile. Però secondo me può essere molto utile perché si possono mandare dei messaggi, ma non solo alle persone che tu conosci, ma proprio a tutto il mondo, cioè con i social. Se tu non trovi una cosa giusta, come per esempio l'omosessualità o il razzismo, se tu non trovi questa cosa giusta, cerchi di fare un post e magari se ti va bene va virale e comunque mandi un messaggio a queste persone e poi se ne fanno un'idea e si creano tante altre cose. Quindi un'educazione all'uso responsabile dei, dei social, non soltanto una presenza per così, per, tanto per passare il tempo, ma un uso consapevole e responsabile delle proprie piattaforme. Potrebbe essere questo il tuo messaggio? Sì, sì. Ma non sai quanto è rilevante, perché la mia generazione e quella prima della mia hanno, non tanto la mia, perché noi più o meno siamo, abbiamo inventata internet, però i nostri nonni, che sono i nostri genitori, che sono arrivati dopo, hanno desertificato Facebook, hanno desertificato tutto, hanno fatto, è presente quando buttate il sale in un terreno e non cresce più niente? Ecco, è andata così, perché sono arrivati ineducati all'uso dei social media e li hanno devastati di risse, scontri, bande, completa mancanza di rispetto reciproco fra le persone che parlano, insomma una tragedia. Va bene ragazze, abbiamo parlato un sacco, io sono molto contenta perché secondo me abbiamo fatto, è stata una bella chiacchierata. A questo punto, se volete ancora aggiungere qualcosa, ci prendiamo questi ultimi 5 minuti. Questa cosa non è uscita, la volevo proprio dire perché mi sta qua. C'era qualcosa che vi è rimasto, cioè dici, ma io forse questa cosa la volevo dire. Ma no. Matilde, tu c'hai la faccia di quella che vuole dire una cosa? Lo sport. Non l'abbiamo neanche nominato, lo sport. Allora, io sono una sportiva, non sono bravissima, però mi piace fare allenamento. Faccio atletica leggera, non sono bravissima, però mi piace fare allenamento. Certo. E secondo me lo sport in questi ultimi, in quest'ultimo periodo è stato molto svantaggiato, nel senso... chiuso tutto, ok, si poteva fare la corsettina qua intorno, però il campo era chiuso, quindi ci siamo dovuti riadattare e secondo me poche persone hanno smesso, tante persone hanno smesso di fare sport in questo periodo e invece tante invece sono diventate molto pigre, c'è stato, secondo me ci sono state anche un aumento di persone con disturbo alimentare, non so, io per esperienza personale ho visto delle mie amiche che hanno attraversato l'anoressia o la bulimia in quest'ultimo periodo a causa proprio del lockdown e secondo me lo sport deve essere molto più considerato, ecco, deve essere considerato perché è importante. Quindi l'attività fisica come veicolo per la salute mentale. Sì. Mi sembra una cosa molto, molto giusta e molto, molto rilevante anche perché di salute mentale in questo paese non si è praticamente mai parlato nell'ultimo anno anche se stiamo tutti malissimo. Giulia? C'è un'ultima cosa che vorresti dire? No. No. È vero, non abbiamo trattato lo sport, tutto quello che ha detto Matilde, secondo me è vero, ci sono un sacco di persone che o sono diventate anoressiche o bulimiche o addirittura obese, perché io vedo mio fratello adesso che è in quarantena,
non ha niente da fare, mangia tutto il tempo. Mangia tutto il tempo, anche perché il cibo comunque è una consolazione. Sì. Quando stai male il cibo ti offre consolazione, quindi comunque ha sempre a che vedere con la malattia, con il disagio mentale, con la salute mentale. Sì. Poi vabbè, io non ho avuto problemi perché giocando a livello agonistico io potevo continuare ad allenarmi, però cioè magari anche solo fare una passeggiata fuori da solo in campagna così a me manca personalmente, perché a me piace, cioè sono diventata, io sono pigra già di mio, ma stando a casa il letto ha preso veramente la mia forma e non mi piace come cosa. Ah, quanto ti capisco. Sara, tu anche tu hai sentito questa cosa qua? Hai sofferto un po' sto anno di pandemia, fisicamente e mentalmente? Allora, detto sinceramente, quando è iniziata la quarantena, la prima quarantena di marzo dell'anno scorso, diciamo che mi sono sentita un po' male con me stessa per il semplice fatto che ho pensato devo rimanere tutto il tempo chiusa in casa e quindi ho iniziato ad allenarmi in casa e io non lo faccio mai. E già questa cosa non è una cosa buona, però credo che se non fosse successa questa cosa io non l'avrei mai fatto. Quindi è una cosa buona, però in un momento sbagliato. Basta, vogliamo uscire, basta, non vogliamo più, vogliamo più i tappetini in casa, non vogliamo più i pesetti, le cose, gli last, basta, vogliamo uscire, fateci uscire. Se messaggio alla nazione, fateci uscire. Esatto, ne approfitto per uscire anch'io. Ciao a tutti. No, intanto volevo ringraziare Giulia Blasi, naturalmente anche Giulia Mancaluso, perché no, e anche Matilde e Sara. Giulia per essere stata disponibile a intervistare i nostri ragazzi. Speriamo che quello che stiamo facendo sia un pochino quello che lei scrive in Rivoluzione Z, cioè cominciare un percorso per insegnare quelli che sono i concetti appunto anche del femminismo, tutto quello che è stato il percorso fatto insieme ai ragazzi e alle ragazze. Quindi grazie mille, le domande sono state molto interessanti, bravissime a rispondere. Naturalmente il nostro percorso non finisce qui perché ci sono ancora interviste spiazzanti in cui i ragazzi invece fanno le domande. Abbiamo fatto anche una prova con Giulia ed è stata molto apprezzata. Quindi ci rivediamo sui nostri social, seguiteci su Wonderful Women Plus, sui tutti i canali del Circolo dei Lettori e seguite l'hashtag Generazione Z. Grazie mille, grazie Giulia, grazie ragazze. E grazie a voi, a presto. Grazie Giulia, grazie Matilde, grazie Sara, grazie Elena, grazie Valeria che non vediamo. Esatto, grazie mille. Grazie. Ciao. 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 Ciao.